sono in Commissione Cultura della Camera e noi ci occupiamo di archivi, di biblioteche, di quelli che sono i grandi patrimoni della memoria. Quei grandi patrimoni senza cui non si può nemmeno pensare a un futuro. Questo libro che presentiamo oggi è parte di un mondo, è l'archivio, è la storia dell'archivio della SPES, cioè dell'ufficio propaganda e studi della Democrazia Cristiana, che è stato parte centrale dell'archivio storico del partito. Chi si occupava dell'archivio della SPES era Carlo Danè, che è stata una figura di riferimento per tutti gli studiosi che si sono occupati di storia del pensiero cattolico in politica.